Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Allora, come avete appena visto, stiamo per ripartire con God of War e io sono a un livello di fomento da questo gioco molto alto, quindi insomma, partiamo con ottimi obiettivi e tanta tanta voglia di giocare. Ma ovviamente prima di partire, sigla! Sentivo dei rumori, io credevo. Tu stai bene? Sì, sto bene. Prendi le tue cose. Ce ne andiamo. Vieni ragazzo. Come si è messi a vita? Chi era? Non lo so. Cosa voleva da noi? Non siamo nessuno. Ho fatto quello che serviva. A me sembrava ci fosse qualcosa. Buono! Sto cercando di ricordarmi un po' i tasti. Le gatte sono totalmente pazze, quindi potreste vedere gatte che corrono in giro. Piano, ragazze! Stanno menando. Abbiamo decisamente. Oh, ma attenzione, pure lì c'è qualcosa dove possiamo andare. Lì ci si può andare sicuro, ragazzi. Premi cerchio per camminare lungo una sporgenza. Di che parli? Ah, forse è qua. Ah, si riferisce a questo. Che figata. E dicevo, ne ho approfittato un attimo per ripassare un po' i controlli. Penso una settimana buona che non lo metto. Lasciarmi più solo, va bene? Va bene. Dov'hai, ragazzo? Chissà, ma magari possiamo fare il giro anche da qua. Che scorci, mamma mia. Qua ci si arrampica. Hai già Piano, ucciso delle ragazze. persone, vero? Sei abituato. Se serve per sopravvivere. Gli animali va bene. Sono cibo. I Droger sono già morti. Ma le persone, anche loro vogliono sopravvivere. Chiudi il tuo cuore. Nel nostro viaggio saremo assaliti da creature di ogni tipo. Chiudi il cuore alla loro disperazione. Chiudi il cuore alla loro sofferenza. Non puoi permetterti di provare pietà per loro. Loro non ne avranno per te. Che bello insegnamento. Però in un mondo du duro è comprensibile e poi stiamo a parlare de Kratos, È che non è sempre stato qui. propriamente, diciamo, la persona più utile. Mi puoi dare una mano? Posso avere una visuale migliore. Certo, possiamo. Vai. Ok, da qui non si va da nessuna parte. C'è solo questo ponte. E lì c'è una catena che non penso di poter colpire con questa. Devo arrivare là, ok. Ciao. Prendiamo roba. Altra roba anche qua. Volevo vedere se sfasciava. Qua si può scendere, attenzione. No. Possiamo interagire. Puoi abbassarlo da lì. Vai. Fatto. Nista! Ragazzo. Sì, padre. Ah, ok. Buona idea. Quello serve a non far tornare sul ponte sicuro.
e da dove venivamo. Fico che non sia scriptato, che in automatico te lo ritrovi sulle schiene. Quel secchio è per le offerte. Mamma diceva che i discepoli di Odino li riempivano di denaro e prendevano per via dei ladri. Sembra vecchio. Scemenze. Cosa? Adorare gli dei? Gli dei non interessa. Dovrebbero pregare le nostre. Ah, perché tu non dovevi venire con me, stupido figlio? Padre, faremo altri incontri? Sì. Amici? No. Vorranno rapinarci? Forse. Sì. No. Ok, abbiamo aperto... No, stai tu. Abbiamo fatto la scorciatoia, così da non dover sempre fare sta roba del ponte. E ora si arriva su. Wow. Guarda. Per tutto il tempo, un cerchio di alberi magici ha protetto il bosco. Ma... laggiù il cerchio è interrotto. Li hai tagliati tu? Ha scelto lei quelli da usare per la sua pira. E perché l'ha fatto? Andiamo. Basta pensare al passato. Suppongo l'abbia fatto per aprire il passaggio. Ma quasi riscende. Questo non posso, aspetta. Non posso interagire con questo, non è roba vecchia, basta. Queste zone sembrano tutte zone in cui è possibile scalare, però in realtà sono molte meno. Ah, vai. Quindi, prima il ragazzino. Quando arriveremo sulla montagna? Non lo so. Prima dell'inverno? Non lo so. Ok. Non ci vedo. Tiro la freccia. Al mio segnale. Pronto! Abbiamo preso.
Mantieni la pressione! Blocco basso! Tecnico rispetto al passato, ma questo non è allora, un ti ho aiutato. Negativo. Se vuoi aiutarmi, distraili. Concentrati su quelli di cui non mi occupo. Ora continuiamo a vedere. Intanto volevo leggere Draugr palla di fuoco rapidamente. Questi Draugr possono lanciare palle di fuoco, ma come fanno? Attaccano dalla distanza, il che li rende molto fastidiosi se stiamo combattendo contro altri nemici. Per fortuna non sono difficili da uccidere. Sì, abbiamo visto. Poi io, ma solo quando non è rischioso. Va bene. Qui c'è un... Guarda qui. Sì. Ah, lui è il traduttore. C'è un villaggio Jotnar. Jotnar? Giganti. Conosci altre lingue? Un po'. Solo quelle che sa. Benvenuti Jotnar. Qui c'è un insediamento Jotnar, giganti così vicini. Ma quanto tempo fa? Viva mamma. Ma sono tutte collegate. Quindi a volte riesco a capire cose che non dovrei sapere, sai? Bravo ragazzo. Allora noi venivamo da qua. Facciamo un rapido giro per vedere se c'è roba. Il punto è che dall'esplorazione ovviamente è abbastanza facile. Abbiamo l'ira pronta. Ok, me lo devo ricordare. Che ora ovviamente devo entrare nel nuovo sistema. Avete visto com'è rapido il movimento di rotazione? Qua non si va da nessuna parte. Nada. C'era un'offerta dei dei che avevo visto, esatto. Argento, grazie. Ho visto un'altra offerta. Strada per la montagna. Sempre argento, ok. Vai ragazzo. Paura. Ci credo, secondo me quello era un gigante. Nient'altro? Cadenza ai tiri, la precisione non ha fretta. Sì. Che cos'è? Pensavo fosse un predone, ma la sua voce è così strana, neanche mio padre sa cosa sia. Questi nemici diventano estremamente aggressivi quando sei congelato, cerca di evitare i loro attacchi di ghiaccio esplosivo. Ok. C'era roba? Ah no, no. Non è uno scrigno. Questo è troppo presto. Vabbè, è pieno di energia in giro comunque, ragazzi. Buono. Ehi, non è un forziere quello? Sì. Attacco runico leggero. Una rapida scarica di energia che ferma... e respinge tutti i nemici. Attenzione. Attacchi runici.
Hai ottenuto la gemma dell'attacco runico leggero, Tocco di Hel. La gemma e runica ti permettono di personalizzare l'arma per attivare attacchi runici leggeri e pesanti. Nella scheda armi puoi incastonare le gemme. Attacchi runici. Spostati in basso per selezionare il castone dell'attacco runico leggero. Premi X per selezionare il castone dell'attacco runico leggero. Qui puoi equipaggiare le gemme dell'attacco runico leggero ottenute. Attacchi runici. Gli attacchi runici hanno statistiche e tempi di ricarica specifici. Usa Exp per potenziare gli attacchi runici e migliorare le statistiche. Premi X per equipaggiare il Leviatano con la gemma dell'attacco runico leggero Tocco di Hel. Ok. Gli attacchi runici equipaggiati sono indicati con il simbolo E. Premi cerchio per ritornare alla scheda armi. Beh, hai fatto tutto tu per ora. Con L1 e R1. Qui puoi equipaggiare la gemma dell'attacco runico pesante ottenuta. Che non ho però al momento, perfetto. Ah, infatti ora le vediamo. Io le posso cambiare, quindi suppongo. E le posso anche potenziare, va bene. Danno 1, gelo 0, stordimento. Buono, stordisce. Ah, e tieni premuto e poi premi. Ok, ecco perché il ragazzo te lo diceva, perché qui è un passaggio obbligatorio. Ah, vuole che lo faccio. Wow, ma come hai fatto? Buono. Forza. Grazie. Ecco la montagna, andiamo. Aspetta. È a posto. Stai per fare una cazzata. Vedi? Stupido. Ah! Stupido ragazzino, mo sbrocco. Padre, aiuto! Tieni duro! Presto! Non ce la faccio! Sei un cretino. Stai calmo! Ci sono quasi! Non ci è andata male. Vacci piano. La fretta ci costerà cara. Scusa. Ma sono congelati. Altri droger. Non si muovono. Sono morti. Cioè, più morti. Ragazzo. Non sono per niente morti. Ok, quindi hanno il livello, ragazzi, i nemici. Il colore della barra di salute varia da verde a viola a seconda di quanto potente. Ricordo, preciso e senza fretta. Cercando di capire se c'è qualcosa che mi indica quando i droger quando gli attacchi runici si... Attenzione! Ok, sì, cioè, in basso ce lo abbiamo, quindi è diventato molto più... Padre, occhio! Fico. È andata meglio. Prenditi più tempo. Non importa se tiri una volta sola. Il controllo è tutto. Trigger palle di fuoco. Possono attaccare dalla distanza. Schivano o schiviamo o pariamo i loro attacchi. Prima di sferrare un attacco a distanza deve prepararsi. Se riusciamo a interromperlo dovrà ricominciare da capo. Ok. Ragazzo. Guarda qui. Oh, aspetta, questo mi ha lasciato roba. Ah, ok. Leggi. Oh, un tempo era un mercato. I giganti venivano per commerciare con gli dei tanto tempo fa.
Chissà, forse anche Udino. Terre di scambio. Abbiamo trovato dove dei e giganti si incontravano a commerciare. Deve risalire a prima della guerra. Ah, qui sopra! Spucca qualcosa dal muro! Sta spucando dal muro! Oh, oh, oh! Aiuto! No, stavo a morire. Fermo. Padre, alzati! Mi serve il tuo aiuto! Dai, 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 dai. Bene. Apri i portieri della norma. Finalmente un po' di sfida. Allora, sto giro giocando meglio con la cosa. Guardate quanta energia c'è tra l'altro qua. Ok, ok, ok. Questi Draugr. Però mi pare che dice ragazzo Draugr. Quindi è Draugr per GR, probabilmente. Sembrano più grossi rispetto ai primi che abbiamo incontrato. Usano armi più pesanti e più pericolose. I loro movimenti sono più lenti, ma la forza è maggiore. Faccio questo. Classico bestione. Energia qui. Totalmente utile. Ragazzo, qui non ce la faccio? No. Non c'è nulla da distruggere. Andiamo, ragazzo. Non qui. Allora. Guarda, c'è un'apertura lassù. Sì. Ah, vabbè, perché ora l'ha fatta. Comunque è tutto segnato dalle rune quando ci puoi scalare. Ehi, hai sentito? Che cos'è? Vedremo. Restami vicino. Che cosa è? Che merda, che devo sfasciare robe. Andiamo verso quel canto pauroso. Ci andiamo, ci andiamo. Recuperiamo tutto quello che c'è. Attenzione, ragazzi, ma c'è un livello di sfida decisamente interessante. Un altro
per le tue frecce. Pensavo di vederla da vicino. Rediviva, veleno. La mamma una volta mi disse che le redivive ottengono il loro potere dando in cambio parti della loro anima per la magia Seidor. Col tempo persero tutta la loro umanità e divennero redivive. Possono scomparire in un istante. Queste redivive sono in grado di spargere veleno con il loro tocco e il loro respiro. Intrigante. Chissà se serve, però lo possiamo fare. Ok, quindi se devi saltare... Continuo a non capire vedere. Perché quell'uomo ti ha aggredito a casa. Te l'ho detto, ragazzo, non ne so niente. Guarda, dovremmo tornare lassù. Ma come? Seguimi. Calma, intanto vediamo questo. Ragazze, siete due pazze. Che abbiamo preso? Acciaio. Ovviamente c'è la parte di sistemare le armi. Giustamente anche loro giocano, ragazzi. Padre, occhio! Dai, continuo a premere, certo. Quello vecchio. Pazze? Che cos'è quello? Ok, quello fa salire la cosa, suppongo. Qui ci ha aggiunto. I Draugr combattono con armi pericolose che però non sanno maneggiare con perizia. I Draugr normali non sono né molto veloci né molto forti. Possiamo schivare e bloccarli. Quello... abbiamo già rotto uno. Devo... ora ne mancano due. Quindi, eccolo, lì ce n'è uno. Ben fatto, ne resta uno. Prima hai detto che potrebbero rapinarci. Io li ammazzo se ci provano, non ho paura. Se incontriamo degli uomini, ti terrei fuori, chiaro? Ma so combattere. Ti terrei fuori, ragazzo. Non parliamone più. Psicopatiche? Devi vedere se di qua. Eccolo. La vita la lasciamo, che potrà servire. Fatto. Suppongo che da qua si va avanti, però io... Luigi, ora apriamo il forziere. Ragazzo, devi stare tranquillo però nella vita, Non c'è bisogno che lo usate come mezzo per far capire al giocatore che deve fare, Bene. Una delle mele. 2 su 3. Bene. Ora torniamo da qua a ammazzare quegli stronzetti in giro. Fuoco in arrivo!
Ok. Scusate, le buone vecchie abitudini di passare qualunque cosa intorno. Dove li mettiamo? Un'altra delle... Guarda qui, chiappe. Un altro. Chiappe, scusate, leggende. Il suo nome è Rubin. Mamma me ne parlò, un guerriero gigante fatto di pietra. Sembra che fosse una grande battaglia. Vedo Dino, Thor, perfino il serpente del mondo. Oh, Thor deve avergli spaccato la testa, vedi? Ma il corpo di Rungnir lo schiacciò. Che idiota. Non è il caso di dare a Thor dell'idiota comunque, ragazzo. Due su undici. Sa psicopatiche. Ragazzo. Certo. Ah, una pergamena. Ho già visto questa lingua. Svartfalem sigillato, il regno dei nani è sicuro. In cambio della promessa di rimanere al sicuro dagli erranti di Hel, hanno accettato la protezione di Asgard. Ora i Vanir non potranno chiedere il loro aiuto. Grazie alla lungimiranza di Odino, gli elfi sono abbastanza distratti. Tutto prosegue secondo i piani, il custode corvo. Vi ricordo che gli elfi in questa narrazione sono, se ricordo bene io, negativi. Da qui abbiamo, cioè, cattivi, ecco. Andare qui a vedere che c'è. No, è la semplice vita. Certo, mi pare strano che questo sia solo vita. Da che parte? Si torna indietro, ragazzo. Lì ci si fa il giro sicuro. Occhio! Oddio, no. Sista! Attenzione! Mamma mia, insieme. Sista! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! C'è vita. Della telecamera. Eccoci.
stata più dura del previsto. Ma bella lotta. Bella lotta, sono d'accordo. Momenti sui da dress. Scusate, mi manca. Se avessimo un giocatore di questa creatura dovremmo rimanere sulla difensiva finché non ci saremmo ripresi. Ok. Seguimi. Arrivo subito. Vai, apri. Figata. Funziona. Funziona bene, ma con chi te credi di sta parlando? Il punto è che io voglio entrare qua. Ok. Allora, chiudiamo questa zona. Tra l'altro lì sotto non siamo andati. Tutti questi morti, credi che sia sicuro? Credi che sia sicuro qui? Certo che poveretto, vai a merda così sto ragazzo. Lì sotto c'era come andare in quella zona prima, quindi forse sarebbe il caso di tornare un attimo indietro prima di andare là. Provo a tornare indietro per vedere se c'è una zona dove possiamo andare, eh? Eh sì, c'era la possibilità di scendere. Ecco come si fa a scendere. Ti ha salvato la vita, mortacci tua. Di terzo livello, era il primo che beccavo di terzo livello, eh? Ma cos'è? Che puzza! Punto, se semplicemente pozze solforose e lui però non le aveva mai viste. Ehi, non è che magari le redivive viaggiano in branco? E che ci aspettano lassù? E che sono arrabbiate? Ehi! Scusa, fantasticavo. Dice mi cagavo addosso. Sei un ragazzino, ce lo sta, no? Ok ragazzi, ora abbiamo chiuso qui, quindi stiamo per uscire da questa sessione. Dopo di questa, guarda lì che c'è. Dopo questa ci saluteremo. Quanti corpi. Non fa ben sperare. Questa puzza cos'è? Ora! Sono El Walker! Sono intatti, guardate! Qualcuno accenda i fuochi! Sigmund, i pugnali! Tutti questi giorni senza carne. Carne? Cosa? Noi? Dietro di me! E se mutassero come gli altri? Ci toccherà tenerli in vita e strappare via la carne, un poco per volta. Questa battaglia è solo mia. Avete fatto una cosa, ma lo dico, Cercate un'apertura! Cercate un'apertura! Che uomo! Ah, questa battaglia è sì. No, no, quindi sono guerrieri della parte.
Padre, aiutami! Atreus! Ragazzo! Un po' di pathos. Prima persona che uccide Atreus, suppongo. Lo so, ragazzo, lo so. Andiamo. Ci aspetta un lungo viaggio ora. Quando muoiono cambiano. Esatto. Ecco perché diciamo dovevamo tornare qui. Aspetta qui. Ha usato il pugnale di tua madre. Me ne occuperò io. No, no, perché non serve. No, vai. Andare via. Allora concentrati. Dobbiamo trovare un'uscita. Qui. Comprensibile, ragazzo, comunque, che tu voglia trovare un'uscita. Sei un attimo traumatizzato. Di qua. E qua dove si va? Trova qualcosa per tirarmi su. La catena. Ok. Porello, giustamente. Non è per niente convinto. E qua è Atreus. Qua è. Su. Su Atreus. Oh. Atreus, la catena. La catena, ok. Guardalo. Atreus, non è il momento giusto. Sei ancora sconvolto. Non ci devi pensare. Poteva ucciderti. Lo so, dovevo farlo. Lo so bene, però... Però si torna a casa. Cosa? Arrendersi così facilmente. E siamo appena partiti. Ehi, un momento. Io non mi arrendo. Ce la faccio. Devo solo riprendere fiato. Bravo. Andiamo. Ha usato un po' il suo orgoglio personale per fargli superare la cosa. Che insomma è quello che uno come Kratos ci si può aspettare faccia. E dal suo punto di vista è pure un buono sforzo di padre, forse. Però va, dobbiamo andare. Non ci passo io. Di lì non c'è niente. Ci lasciamo così dopo questo momento padre figlio e dopo aver visto dei predoni, tra l'altro anche cannibali. E insomma, fatemi sapere che ve ne pare.
da giocare è un piacere e credo anche da guardare sia comunque soddisfacente, ecco. Fatemi sapere però voi che ve ne pare qui sotto nei commenti. Per ora grazie per la vostra attenzione e alla prossima. Ciao belli!